Buon pomeriggio a tutte. Sto simulando un modello kimono. Premetto che io lo faccio sopra un pezzettino di tessuto perché non ho altro e quindi vi dovete accontentare di quello che faccio. Allora, innanzitutto vi prendete una maglietta larga oppure vi prendete una maglietta normale, però poi calcolate i centimetri che dovete fare più largo. Allora, intanto vi tagliate la parte dietro. Dalla spallina andate dritta. Naturalmente, se volete ve lo disegnate prima in modo che questa non incida. Cioè, magari tagliate storto, allora ve lo fate con una riga fino alla larghezza e alla lunghezza che volete. La parte del lato io la faccio ad occhio in questo caso, però normale vi prendete le misure. Quando arrivate ad un'altezza di circa 10 cm al di sotto del giro manica, vi girate e continuate la lunghezza della manica desiderata. Io in questo caso ho solo questo tessuto e quindi mi devo accontentare di questa larghezza. Allora, poi dopo aver fatto questo, me la sistemo di sotto così non ho problemi, vediamo se la cuciamo. Facciamo finta che questa è lunga, può essere un vestito come può essere anche una maglietta. Allora, la signora me l'ha chiesto a punta. La punta o vi fate con la riga la lunghezza, intanto riprendi la lunghezza dallo scollo fino alla lunghezza che vuoi fare la punta e te la tagli fino al giro. Cioè praticamente ti tagli solo il davanti ed è questo. Naturalmente, come vedi qui mi manca un pezzo, però purtroppo non ho tessuti così grandi da sprecare. Allora, dopo aver fatto questo, io mi ricavo lo scollo del davanti e lo scollo del dietro, anche se già questa fase diciamo che l'ho fatta, quindi normalmente avete già, se andate a vedere, c'è scollatura a V e trovate tutta la spiegazione completa. Quindi io adesso farò una spiegazione velocissima, però ripeto, se volete vedere tutti i dettagli di questa scollatura a V, potete andare a vederla sul gruppo. Allora, dopo aver tagliato questo, io mi devo ricavare anche la punta. Vediamo un attimo. Naturalmente vi mettete il tessuto per fare in modo che la scollatura rientri tutta. Allora, normalmente questa, tagliate la scollatura, vi tagliate, poi girate la spallina, girate e qui sotto io mi scendo in questo modo e poi a circa 3 centimetri salgo sopra. La larghezza deve essere più o meno come la parte dietro. Diciamo che questo è lo scollo davanti. Questo è lo scollo davanti che ho fatto più piccolo, purtroppo non arriva, però farò un'aggiunta per farvelo vedere proprio. Purtroppo, ripeto, non ho tanto tessuto così grande da farvi vedere queste cose, però diciamo che dovrò accontentarvi. Allora, me lo prendo, mi farò l'aggiunta dopo. Nel momento in cui sto attaccando, mi farò l'aggiunta. Un attimo, anzi, forse è meglio se me la faccio prima perché allora. Scusate per questi imprevisti, però purtroppo sono delle cose grandi e quindi io non sono tanto, come dire,
fornita di tessuti, voglio dire, questo così e questo. Naturalmente non sarà preciso, però giusto per farvi capire, ve lo farò vedere. Allora, andiamo alla macchina e vi faccio vedere. Allora, naturalmente vi farò vedere a macchina lineare in modo di farvi vedere dei dettagli di più. Allora, questo era l'aggiunto che ho fatto e faccio anche dall'altra parte. Naturalmente, ripeto, queste sono solo simulazioni, quindi giusto per farvi vedere. Io, ripeto, questa scollatura già l'ho fatta, perciò non mi sto preoccupando più di tanto, perché se la volete vedere, potete andare a vedere scollatura a V e quindi la potete vedere lì. Allora, mi prendo il dietro. Me lo inizio dalla manica e il davanti e faccio dritto con dritto. Inizio dalla manica, mi inizio. Aspetta, vediamo dove sta la scollatura. Naturalmente la manica la potete fare più lunga e la stessa cosa potete fare al vestito, lo potete fare più lungo per farne un vestito. Io ripeto, la cosa che magari è più importante farvi vedere è la parte del giro manica, che alla fine è importante. Allora, dopo che vi siete attaccato le maniche, a questo punto dovete attaccarvi lo scollo. Vi conviene quando arrivate a questo punto di attaccarlo, perché a capo aperto è molto meglio. Allora, vi aprite dalla parte del dritto, aprite e attaccate lo scollo in questo modo. Allora, fate dritto con dritto. Ripeto, per questa fase mi raccomando, andate a vedere la scollatura V, perché io non vi sto spiegando i dettagli. Vi sto solo mostrando come va, e quindi in quel video vi spiego tutto dettagliato, come fare la punta e tutto il resto. Quindi mi raccomando, andatelo a vedere. Allora, arrivato a questo punto, io mi faccio un'impuntura per girare la cucitura verso il rovescio, dalla parte dietro. Quindi naturalmente qui al centro vi fate l'intacco senza tagliare la cucitura, però abbastanza a punta in modo che giri per bene. Mi faccio questo. Allora, dopo aver fatto lo scollo, ve lo dovete stirare e imbastire, se non siete pratiche, perché dopo vi dovete fare l'impuntura, per esempio a 3. Io adesso me la faccio a occhio, però normalmente ve la dovete fare con una guida. Ve la stirate, vi imbastite e fate questo che sto facendo io. Quando arrivate qui sotto, girate, perché qui noi l'abbiamo fatto in questo modo, e a 3 centimetri vi girate. Naturalmente, se stirate è meglio, stirate, mettete degli spilli, imbastite, fate quello che volete,
però vi garantisco che la riuscita è molto meglio. Io l'ho fatta ed eccola qui la mia scollatura, anche se non è proprio orrenda, però con lo stiro e con le dovute accortezze è molto meglio. Poi riunite il giro manica. Allora, il giro manica io ho tagliato la parte sotto rotonda. Naturalmente qui, come vi avevo detto prima, mi manca il tessuto, però come vedete, se questo lo passate zig zag, fate dei taglietti sotto il giro manica per fare in modo che giri meglio la cucitura sia da una parte che dall'altra. Allora, facciamo degli intacchi anche qui, facciamo e giriamola dal dritto per vedere come va. Ripeto, io questa è solo una simulazione, quindi molti sono le cose che i difetti, perché difetti? Perché praticamente io tessuti disponibili non ne ho. Se avessi avuto un tessuto migliore l'avrei fatto. Comunque, è così. Allora, poi al bordo della giro manica potete fare quello che volete. Normalmente fate il bordo largo, lo potete sorfilare a taglia cuci o a zig zag e girare un bordo di 3 cm. Poi naturalmente quando vi tagliate vi dovete, dovete stare attenti a queste accortezze per far sì che ci sia il tessuto per la piega e tutto il resto. Ok, io non ho fatto tagli a cuci perché alla macchina lineare la visione è molto migliore e quindi vi ho fatto tutto direttamente alla macchina lineare. Però ripeto, normalmente fate tutto o a zigzag o a, se avete la taglia a cuci lo fate a taglia a cuci. Eccolo qui. Poi naturalmente c'è l'orlo fondo da fare, però io è inutile che lo faccio perché non ho lasciato, cioè mi manca mezzo tessuto, però poi qui normalmente ci va la cintura. Questo è un modello di manica kimono, si possono fare magliette, vestitini a sacchetto e quant'altro. Mi auguro che sia stata chiara e che vi sia piaciuto, anche se fatto alla buona. Buona serata e ci sentiamo.